Ok, sono tornato. Ascoltatemi, ragazzi. Sono Gabri Costa. In questo gioco Spider-Man Dimensions della PS3, dopo aver vinto il primo scontro con lo scorpione alias Cronstone, ora noi dobbiamo proseguire e andare avanti, perché noi siamo sempre nel futuro, nella dimensione 2099. Sapete cosa si deve fare? Dobbiamo salvare i civili, se no sono spacciati. Se non salviamo i civili, gli scorpioni li uccideranno tutti. Quando trovate un civile, afferratelo premendo il tasto X e una volta preso, portatelo nel segnale, in questo puntino che lampeggia. Dobbiamo salvare 7 civili, boia! Ma salvare 7 civili è tanto! Andate via, stupidi scorpioni. Lasciateli andare, i civili. Salviamoli tutti. Noi non lasceremo indietro nessuno. Un Gabri Osta non abbandona mai un compagno. Gabri Osta e Spider-Man salvano sempre i civili. Quando dicono salvami, noi li salviamo. Perché io sento la parola inglese save me. Ricordatevi che nella dimensione Amazing c'è Mac Gargan alias lo scorpione. Invece qui nel futuro abbiamo Cronstone. Basta, gli state facendo del male a questo civile. Ci vuole rispetto per i civili. Ma i civili che salviamo sono tutti uguali. Perché subito dopo ce ne sono altri uguali a quelli di prima. Bene. Abbiamo finito di salvare i civili, li abbiamo salvati tutti e 7. Ora proseguiamo e andiamo avanti. Dopo aver salvato 7 civili, facciamo in fretta, non perdiamo tempo. Quel grosso verde oviparo dobbiamo fermarlo. Non scappare, dannato scorpione Cronstone. Non posso continuare a inseguirti come fa il gatto nel topo. È inutile tu scappi. Tanto io ti inseguo. Ora arrivano questi dannati veicoli a spararci. Questi veicoli volanti. Ecco, ora c'è un casino, ragazzi. La porta si chiude e ci tocca combattere, e questa battaglia è infinita, non ha fine. Non ci sono solo gli agenti dell'occhio pubblico e gli scorpioni, ma ci sono anche questi nemici grossi che possiedono una chiave inglese o qualcosa del genere. Sono i Siege e sparano dei missili dalla loro schiena. Non so se userò quelle uova acide per sciogliere la porta. Mi sa che questo video diventerà lunghissimo e anche noioso. No. Io l'ho già capito cosa succede. Succede che si scatena il pandemonio, infatti questo è un pandemonio. Oh, checkpoint raggiunto.
Allora sono loro che hanno sciolto la porta a onde l'acido. Fermati, Cronston! È scappato via! Ma perché è scappato via, Cronston? Ma da quando in qua scappa? Vabbè, pazienza, continua a combattere. Uccidiamo questi dannati scorpioni. Io, Cronston, devo finirlo ed eliminarlo. L'ho già battuto nel primo scontro, vediamo se lo sconfiggerò di nuovo. Oh, c'è un ascensore! Ehi, ma questa cosa di salire con l'ascensore l'avevamo fatta nel primo atto quando si doveva affrontare quel gargoyle di nome Hobgoblin. Quanto è bello il futuro, dove le macchine volano e della tecnologia è super avanzata. Anche qui si deve combattere, ma ci sono parecchi scorpioni e parecchi agenti dell'occhio pubblico. Ma il nostro Spider-Man 2099 ha un sacco di lavoro da fare. Dobbiamo aiutare il nostro Miguel O'Hara. Eccoci, ora ci sono anche questi dannati Siege che sparano dei missili nella loro schiena. Ma dobbiamo fare attenzione perché schiacciano con i loro piedoni. Andiamo a combattere. Nella vita bisogna sempre combattere, ragazzi. Al primo segno di pericolo mi fermo e combatto. Sempre. E non dimenticate che Gabriost è sempre con voi. A ogni video che recensisce dovete sempre seguirlo. E poi, fidatevi di me, io ho sempre detto le cose come stanno e poi ho sempre fatto qualcosa di meglio nei videogiochi, anche nella vita. Nella vita c'è sempre qualcosa di meglio. Anche voi sarete bellini, ma ci sarà qualcuno più bello di voi. Però questo gioco, Spider-Man Dimensions, è fantastico. Ma io spero che tutti i genitori all'ascolto capiscano che ogni video che recensisco non è destinato ai bambini. Infatti, se qualcuno mi chiede il video è destinato ai bambini, io rispondo no e clicco anche no. Capite? Mi rivolgo ai papà che non possono comprare Mortal Kombat ai loro bambini. E ora che si deve fare? Oh, guardate che succede! Torniamo un attimo al gioco, torniamo alla recensione. Ora qui bisogna cadere, fare caduta libera, ragazzi. Facciamo molta attenzione. Il pavimento è distrutto, ma cerchiamo di evitare queste enormi astronavi che ci vengono addosso. Sarà questa la volta che sconfiggeremo di nuovo Cronstone? Bene, io vorrei salutarvi, ragazzi. Devo chiudere il video perché è durato parecchio. Sono stato troppo lungo in questo video, sta diventando molto noioso. Io vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto condividetelo, iscrivetevi. E guardate quel video che ho già recensito, Spider-Man Dimensions, come sconfiggere di nuovo lo scorpione. Fatelo subito. Ricordatevi che se sconfiggerete di nuovo questo boss, il frammento della tavola dell'ordine del caos, sarà tutto vostro. Arrivederci. Ho parlato anche troppo.